际广播电台。We Radio China International。State ascoltando Radio China Internazionale. Amici ascoltatori, ben ritrovati. E qui la sommario delle principali notizie odierne. Multilateralismo, parola chiave della diplomazia di Xi Jinping nel 2021. La Cina richiama il suo ambasciatore in Lituania per la questione di Taiwan. Cina fornisce 770 milioni di dosi di vaccino ad oltre 100 paesi ed organizzazioni internazionali. Alle notizie seguiranno la rubrica Zoom sull'economia, cinese per ogni giorno e adagiati sulle nude d'Oriente. Eccovi ora il nostro notiziario. Il 25 gennaio il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato per via telematica al dialogo Agenda Davos del Forum Economico Mondiale e ha pronunciato un discorso nel quale ha menzionato per 11 volte la parola multilateralismo. Nel suo intervento, il presidente Xi ha toccato quattro argomenti principali di questa epoca, che sono rispettivamente promuovere la crescita economica mondiale, abbandonare i pregiudizi ideologici, superare il divario che separa i paesi sviluppati da quelli in via di sviluppo ed affrontare le sfide globali. Il capo di Stato cinese ha aggiunto che per risolvere tali questioni occorre avviare azioni su scala planetaria e cooperare a livello globale, salvaguardando e attuando il multilateralismo, oltre che promuovendo la creazione di una comunità umana dal futuro condiviso. Quest'anno ricorre il 50° anniversario del ripristino dello seggio legittimo della Repubblica Popolare Cinese alle Nazioni Unite. Negli scorsi 50 anni, questo che è il più grande paese in via di sviluppo, ha partecipato a quasi tutte le universali organizzazioni internazionali intergovernative, ha firmato oltre 600 convenzioni internazionali, ha adempiuto agli obblighi internazionali dimostrando la propria affidabilità e ha tenuto fede in maniera concreta agli impegni presi. Negli scorsi 50 anni, la Cina ha continuato a perseguire lo spirito e il concetto del multilateralismo, ha salvaguardato con fermezza il sistema internazionale con l'ONU al centro, l'ordine internazionale basato sul diritto internazionale e il ruolo fondamentale delle Nazioni Unite negli affari internazionali. Quest'anno ricorre anche il centenario della fondazione del Partito Comunista Cinese. Non molto tempo fa, il PCC ha tenuto un cloud summit con i leader di oltre 500 partiti ed organizzazioni politiche provenienti da più di 160 paesi e con oltre 10.000 rappresentanti dei partiti e di vari settori. Nel corso dell'incontro virtuale, Xi Jinping ha rivolto un appello ai vari partiti affinché continuino a perseguire i valori comuni a tutta l'umanità, ossia la pace, lo sviluppo, l'equità, la giustizia, la democrazia e la libertà, assumendosi la responsabilità storica di rendere felice la vita del popolo e promuovere il progresso umano. Di recente, il governo lituano ha annunciato di consentire alle autorità di Taiwan l'apertura di un proprio ufficio di rappresentanza nel paese, ignorando le ripetute rimostranze e gli avvertimenti della Cina. Tale azione ha violato palesemente lo spirito del comunicato sull'allacciamento delle relazioni diplomatiche tra i due paesi e ha gravemente danneggiato la sovranità e l'integrità territoriale della Cina. Il governo cinese ha espresso ferma opposizione e ha deciso di richiamare l'ambasciatore cinese in Lituania e ha chiesto al governo lituano di richiamare il proprio dalla Cina. Beijing ha ammonito Vilnius ricordandole che esiste una sola Cina al mondo e che il governo della Repubblica Popolare Cinese è l'unico governo legittimo che rappresenta l'intera Cina. Il principio di una sola Cina è la norma universalmente riconosciuta che regola le relazioni internazionali e che gode di un ampio consenso in seno alla comunità internazionale, nonché la base politica su cui sviluppare le relazioni bilaterali tra Cina e altri paesi. La Cina ha avvertito anche le autorità di Taiwan, dicendo loro che non raggiungeranno mai l'indipendenza e che i loro tentativi di portare avanti attività separatiste a livello internazionale non avranno mai successo.
Il 6 agosto il direttore generale del Dipartimento dell'Economia Internazionale del Ministero degli Esteri cinese, Wang Xiaolong, ha tenuto un briefing in videoconferenza, durante il quale ha illustrato la situazione sulle forniture dei vaccini anti-Covid-19 inviate dalla Cina all'estero. Wang Xiaolong ha fatto una presentazione sulla prima conferenza del Foro Internazionale per la collaborazione su vaccini anti-Covid-19, affermando che il punto più importante della riunione è stato il messaggio scritto con cui il presidente Xi Jinping ha annunciato che quest'anno la Cina si impegnerà a fornire all'estero un totale di 2 miliardi di dosi e a donare 100 milioni di dollari al COVAX per facilitare la fornitura di vaccini ai paesi in via di sviluppo. Questo significa che la Cina, mentre soddisfa le proprie esigenze di prevenzione epidemica e vaccinazione, è disposta ad offrire vaccini sicuri ed efficaci a circa il 10% della popolazione del resto del mondo. Wang Xiaolong ha illustrato con dati e fatti concreti le misure adottate dalla Cina per mettere in atto l'importante dichiarazione del presidente Xi Jinping di considerare i vaccini come un prodotto pubblico globale e di promuovere la cooperazione sui vaccini e la loro equa distribuzione. Fino al 4 agosto, la Cina ha fornito, in forma di assistenza, esportazione e produzione congiunta, 770 milioni di dosi di vaccino ad oltre 100 paesi ed organizzazioni internazionali. Lunedì 9 agosto, tre famosi think tank della Cina, tra i quali l'Istituto di Ricerca Finanziaria Chongyang e la Renmin University, hanno pubblicato congiuntamente un rapporto intitolato «Gli Stati Uniti al primo posto, la realtà della lotta contro il Covid-19 negli Stati Uniti». Con dati reali e uno sguardo obiettivo, il rapporto confuta l'assurda classifica dei media statunitensi che hanno posto gli Stati Uniti al primo posto nella lotta contro l'epidemia. Stando al rapporto, il 30 luglio del 2021, il numero giornaliero di nuovi casi in tutti gli Stati Uniti è superato quota 100.000, cifra che segna un inizio in rapida ascesa della quarta ondata di Covid. Il rapporto rivela che il governo statunitense si comporta in modo antiscientifico e contrario al senso comune in diversi aspetti, quali il controllo e la prevenzione dell'epidemia, le misure, le politiche e l'indagine sull'origine del virus. Tali comportamenti costituiscono la causa diretta del fallimento degli Stati Uniti nella lotta contro l'epidemia. Al momento del lancio del rapporto, alcuni esponenti dei media di esperti stranieri hanno chiesto di abbandonare la geopolitica e di unire gli sforzi per combattere l'epidemia. Aaron Jones, capo dell'ufficio di Washington dell'Executive Intelligence Review, ritiene che il nuovo coronavirus sia già diventato uno strumento politico e che gli Stati Uniti lo usino per scaricare la responsabilità su altri. Per quanto riguarda la Cina, il presidente Xi ha detto che il paese fornirà ancora al mondo 2 miliardi di dosi di vaccini contro il Covid-19. La Cina ha sempre mantenuto la sua promessa di rendere i vaccini un bene pubblico globale. Recentemente, l'analista politica britannico Keith Lamb ha affermato che la politicizzazione della tracciabilità dell'origine del Covid-19 da parte statunitense riflette la visione che gli Stati Uniti hanno, la politicizzazione della scienza che considerano come uno strumento di propaganda anti-Cina per influenzare l'opinione pubblica, perché l'ascesa della Cina rappresenta una sfida al monopolio statunitense tra le potenze globali. Keith Lamb ha raggiunto che si dovrebbe prestare attenzione anche a Fort Detrick e alle basi militari all'estero degli Stati Uniti. Vi sono prove scientifiche che il SARS-CoV-2 fosse già presente negli Stati Uniti prima che l'epidemia scoppiasse in Cina. Allo stesso modo, i primi casi di contagio avvenuti nel nord Italia sono di molto antecedenti al primo focolaio cinese. Il caso vuole che nell'Italia settentrionale vi siano tre basi militari statunitensi. Pertanto, quello che sta succedendo in questo momento, la politicizzazione della tracciabilità per l'origine di Covid-19, è solo un modo da parte degli Stati Uniti di gettare altro fango sulla Cina. Il 10 agosto, il responsabile del Dipartimento del Commercio Estero del Ministero del Commercio cinese ha illustrato la situazione del commercio estero della Cina da gennaio a luglio di quest'anno. Nel periodo in questione, l'ammontare delle importazioni e delle esportazioni della Cina ha raggiunto i 21.340 miliardi di yuan, registrando una rapida crescita e stabilendo un nuovo record storico per questo stesso periodo.
secondo quanto illustrato dal Dipartimento Provinciale per la Prevenzione e la Sicurezza degli Elefanti Asiatici dello Yunnan. Durante la conferenza stampa tenutasi il 9 agosto, i 15 elefanti asiatici che erano migrati verso nord sono già ritornati in tutta sicurezza al sud. La situazione generale del branco degli elefanti è stabile e non si è verificato alcun caso di morte o ferimento di esseri umani, né degli elefanti stessi. Il 9 agosto a Ginevra, ora locale, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, IPCC, ha reso noto il suo ultimo rapporto, in cui si afferma che nei prossimi decenni gli eventi meteorologici estremi diventeranno sempre più frequenti se non verranno prese grandi misure per ridurre le emissioni di gas serra. Nei prossimi 20 anni l'aumento della temperatura media raggiungerà di 1,5 gradi Celsius. Radio Cina Internazionale, amici ascoltatori, vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.cri.cn oppure italian.cri.cn. Per capire gli effetti della globalizzazione sulla Cina, sull'Italia e sul resto del mondo, per seguire il trend dell'economia e con voi il settimanale di economia. State ascoltando Radio Cina Internazionale. Amici ascoltatori, ben ritrovati all'odierno programma. Parlando dei droni, l'attività di ricerca e sviluppo, la produzione e la molteplicità di applicazioni per cui possono essere impiegati sono tutti indicatori importanti per misurare il livello di innovazione tecnico-scientifica e il livello della manifattura d'alta gamma in un paese. Come evidenziato dai dati a disposizione, attualmente i droni per uso commerciale prodotti in Cina occupano una quota di mercato globale pari a circa l'80%. Secondo gli esperti, l'industria dei droni potrebbe diventare un nuovo motore della crescita economica cinese. Negli ultimi anni, l'industria cinese dei droni per uso civile si è sviluppata rapidamente, arrivando ad occupare una quota di circa l'80% sul mercato mondiale. In particolare, nel comparto dei droni rivolti ai consumatori, i marchi offerti da DJ Innovations hanno conquistato circa il 70% della quota di mercato globale, classificandosi al primo posto tra le aziende produttrici di tutto il mondo. Secondo Xie Tiandi, responsabile della pubblica relazione di DJ Innovations, il forte e rapido sviluppo del settore cinese dei droni commerciali è un risultato inevitabile della crescita della forza complessiva della Cina. 中国的大学生工程师的这样一个人才梯队培养的足够多。La Cina vanta un'abbondanza di laureati ingegneri e ormai leader in diverse discipline, come l'ingegneria elettronica, la control science e la navigazione. I progressi compiuti in ambito accademico si riflettono anche in campo industriale. Chiunque può vedere la posizione di leadership occupata dalla Cina nel comparto dei droni, che si tratti dell'attività di ricerca e sviluppo e degli scenari applicativi. Siamo di fronte a qualcosa di inevitabile legato allo sviluppo della forza nazionale. Il volume delle vendite di droni sta aumentando di anno in anno e la dimensione di questo settore sta continuando a espandersi. Secondo quanto evidenziato nel rapporto sul mercato globale dei droni 2020-2025, pubblicato da una società tedesca che si occupa di ricerca sui droni, nel 2019 la dimensione del mercato globale di questi velivoli si è attestata a quota 18 miliardi di dollari americani e si prevede che raddoppierà entro il 2025 fino a raggiungere un valore di 42,8 miliardi di dollari americani. Molte imprese cinesi del settore stanno rivolgendo il loro sguardo anche sui mercati esteri. Secondo quanto illustrato dal direttore del Dipartimento di Marketing della CM ASN Technology Group, Chen Helin, la sua società fornisce prodotti agli utenti adottando il modello droni più applicazioni settoriali e ha stabilito rapporti di cooperazione con oltre 50 paesi. 我们也尝试了不同的合作方式，比如说有产品销售，生产线转让，技术转让。 Abbiamo sperimentato diverse modalità di cooperazione basate, ad esempio, sulla vendita di prodotti, sul trasferimento delle linee di produzione, sul trasferimento di tecnologia e così via. Con una quota di mercato sempre maggiore e campi di applicazione sempre più numerosi. Siamo convinti che le imprese cinesi che operano nel settore dei droni sono pronte ad offrire una prospettiva di sviluppo a base sul mercato globale. Negli ultimi anni,
Il rapido sviluppo dell'industria dei droni sono aumentati di conseguenza anche i campi di applicazione. Si tratta di velivoli oggi ampiamente impiegati in tutta una serie di ambiti, tra cui consumi individuali, protezione delle colture agricole e dei boschi, mappatura geografica, monitoraggio ambientale, ispezione delle linee elettriche e riprese aeree per produzioni televisive e cinematografiche. Secondo quanto evidenziato dai dati statistici resi pubblici da un istituto d'indagine, dal 2008 al 2019, il settore dei droni a livello mondiale ha ricevuto un totale di 4.000 miliardi di dollari americani in investimenti, confermando così il suo enorme potenziale di mercato. Secondo Bai Ming, vice direttore dell'Istituto per il Mercato Internazionale della Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, che fa capo al Ministero del Commercio cinese, il settore dei droni potrebbe diventare un nuovo motore dell'economia cinese. Da un lato, dobbiamo aumentare la nostra competitività, cercando di occupare quanto più possibile questo mercato. Ma la cosa più importante sarà perfezionare ulteriormente le funzioni dei droni, in modo che possano essere utilizzate in più campi e scenari applicativi. In questo modo, anche se la nostra quota si ridurrà un po', la torta complessiva sarà grande e potremo realizzare uno sviluppo reciprocamente vantaggioso con gli altri paesi. State ascoltando le trasmissioni in lingua italiana di Radio Cina Internazionale. Oh,
che non vuole diventare un sarto non è assolutamente un bravo autista. Questa è un'espressione scherzosa che però per Foyin Chan, nato negli anni 80 del secolo scorso, ha un significato reale. Nel 2011 Foyin Chan si è laureato in metallurgia, specializzato in ferro e acciaio, presso l'Università di Scienza e Tecnologia di Chongqing. Cresciuto da piccolo in campagna, ama la vita rurale ed è sentimentalmente molto legato a queste zone. Dunque, dopo aver lavorato in un'azienda statale per 2 anni e mezzo, si è dimesso per far ritorno al suo villaggio dove ha creato la sua impresa. Parlando della sua intenzione iniziale, Foyin Chan ha detto queste parole. Rispetto all'Europa, al Giappone e ad altri paesi sviluppati, in Cina lo sviluppo dell'agricoltura è ancora molto arretrato. Penso che se entrerò nel settore agricolo potrò certamente fare qualcosa di utile. Visto che la sua famiglia si occupava di allevare pesci appena nati, all'inizio della sua attività di imprenditore, Foyin Chan ha scelto l'allevamento ittico e nel frattempo ha provato di coltivare la frutta. Considerati i limitati profitti derivanti soltanto dalla frutticoltura e che il villaggio dove abita è situato nel distretto Bishan, abbastanza vicino al centro urbano di Chongqing, Foyin Chan ha deciso di integrare la frutticoltura e l'agriturismo allo scopo di elevare i guadagni. Io ho iniziato a pensare al contrario. Ho stabilito un programma partendo dalle analisi del mercato. Ho deciso prima come vendere i miei prodotti in accordo alle esigenze del mercato e poi mi sono occupato della produzione in modo simile ad un'offerta su misura. Osservando la domanda del mercato, Foyin Chan ha consultato gli esperti di un'accademia delle scienze agricole che gli hanno offerto un programma e una guida per la selezione dei prodotti, dei luoghi per la coltivazione e della superficie da coltivare. Alla fine del 2017, la superficie del suo frutteto ha raggiunto circa 7,5 ettari, nei quali coltiva molti tipi di frutta, che possono essere raccolti dai turisti in ogni stagione dell'anno. Ad aprile, i primi frutti a maturare sono i gelsi e le ciliegie. Da maggio a giugno ci sono le pesche e le prugne. Da giugno a settembre, nel periodo di vendemmia, da luglio a dicembre, maturano i frutti di pitaia. Da agosto a settembre, le grananghille. Dall'inizio di settembre a marzo dell'anno successivo, ci sono le arance. D'inverno le fragole invernali, che sono disponibili fino ad aprile dell'anno seguente. Quasi tutto l'anno possiamo offrire frutta da raccogliere e i turisti possono venire quando vogliono per assaggiare la nostra frutta fresca. Non limitandosi soltanto a coltivare la frutta disponibile in tutte le stagioni, alla fine del 2018, Foyin Chan ha iniziato la sua imprenditorialità transcategoriale. Grazie al suo certificato di qualificazione occupazionale per costruttori di secondo livello, ha progettato e costruito di persona una fattoria ecologica dallo stile unico, gestendo un bed and breakfast con lo sviluppo di servizi per attirare più turisti. Il nostro modo di fare è diverso da quello tradizionale. La mia idea è proprio quella di partire prima dall'industria. Con l'agricoltura e l'industria a fare da supporto, è possibile in seguito sviluppare il settore terziario e naturalmente attirare i turisti che rimangano sul posto. Benché nel 2020 la gestione del suo bed and breakfast è stata influenzata dalla pandemia di Covid-19 che lo ha costretto a sospendere l'accoglienza dei turisti, non ha interrotto la coltivazione della frutta. Dopo la ripresa generale delle attività produttive e lavorative in Cina, è arrivata la stagione della raccolta dei gelsi e delle ciliegie e molti turisti sono venuti a raccoglierli, aumentando di molto le sue entrate. Al momento attuale, il suo bed and breakfast può realizzare un fatturato annuo pari a 5 milioni di RMB. All'inizio della sua attività imprenditoriale, il team di Foyin Chan era composto principalmente da 3 persone. Adesso ha assunto 25 dipendenti fissi e quando c'è molto lavoro, chiama i membri delle famiglie povere a dare una mano, risolvendo il problema dell'occupazione.
Adesso assumo i membri di 5 famiglie povere come lavoranti part-time. Inoltre fornisco anche una guida tecnologica ad alcune famiglie povere che si occupano della coltivazione di frutta e le aiuto a piazzarla sul mercato per aumentare i loro guadagni. Sempre pronto a sfidare se stesso, Fuincia ha un grande programma per il futuro. Sviluppare un proprio modello di produzione agricola e funzionamento del bed and breakfast. Creare uno standard e replicarlo, in modo da condividere la sua esperienza con più persone. Spero di poter trasformare le strutture che ho realizzato in un modello per lo sviluppo agricolo, stabilendo un tipo di produzione agricola standardizzata e normalizzata. In questo modo sarà possibile, grazie alle esperienze noi accumulate, fare in modo che più persone che si occupano della produzione agricola evitino di affrontare troppe difficoltà e rischi.
5.000 anni di storia. E come non lo so, è piena di leggende, letteratura, medicina, una grande storia dell'opera ed è ricca di usanze. Scopriremo tutto sulla cultura tradizionale di questo meraviglioso paese. Da oggi la Cina non avrà più segreti. Conoscere la Cina tramite le parole chiave. Che cos'è la nuova normalità dell'economia cinese? E come si crea una comunità umana dal futuro condiviso? Amici ascoltatori, nel nostro programma Conoscere meglio la Cina tramite le parole chiave, vi presenteremo delle nuove parole emerse negli ultimi anni relativi al concetto di pensiero, strategia di governance, alla nuova tendenza dello sviluppo cinese. La Cina urlata è vicina a voi. La strategia per lo sviluppo delle zone rurali. Dall'inizio del XXI secolo, il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha continuato ad intensificare gli aiuti diretti alle zone rurali, continuando a porre al centro dei lavori del partito le questioni dell'agricoltura, delle campagne e dei contadini. A partire dal 2003 fino al 2017, per 15 anni consecutivi, il documento numero 1 emesso a scadenza annuale dal Comitato Centrale del PCC ha focalizzato l'attenzione su tali questioni. Anche il 17° e il 18° Congresso Nazionale del PCC hanno rispettivamente avanzato l'idea di sviluppo urbano e rurale globalmente pianificato e quella di crescita integrata delle aree urbane e rurali, che hanno svolto l'importante ruolo di promuovere lo sviluppo delle campagne e aumentare il reddito dei contadini. Nel contempo, il maggiore squilibrio in Cina è rappresentato proprio dal divario nella crescita tra le città e le campagne, mentre l'inadeguatezza dello sviluppo nelle zone rurali rimane ancora uno dei principali nodi da sciogliere. Il rapporto del 19° Congresso Nazionale del PCC ha avanzato per la prima volta la necessità di porre in atto lo sviluppo delle zone rurali, ponendolo tra le 7 grandi strategie in cui la Cina dovrà perseverare per portare a compimento la creazione di una società moderatamente prospera. Tale strategia sottolinea la priorità dello sviluppo dell'agricoltura e delle campagne insieme alla necessità di creare e migliorare sistemi e meccanismi per lo sviluppo integrato urbano-rurale, accelerando il processo di modernizzazione delle campagne e del settore agricolo, in accordo ai requisiti generali per un'industria prospera, un ambiente ecologico vivibile, costumi rurali civilizzati, una gestione efficace e un livello di vita più alto. La chiave della strategia di sviluppo delle zone rurali consiste nello sviluppo industriale, mentre la sua attuazione di questa strategia necessita estendere globalmente la riforma nelle campagne, consolidando e migliorando il sistema fondamentale della gestione in campagna, portando avanti la riforma del sistema agrario, migliorando quello per la separazione tra la proprietà e il diritto contrattuale e quello nell'uso dei terreni. A questo proposito bisognerà mantenere il rapporto contrattuale fondiario stabile e duraturo, prolungandolo per altri 30 anni dopo la seconda scadenza contrattuale, rafforzando la riforma del sistema di proprietà collettiva per tutelare i diritti dei contadini ed espandere l'economia collettiva. Sarà poi necessario garantire la sicurezza alimentare del paese, in modo che i cinesi non abbiano più scarsità di cibo, ed edificare un moderno sistema industriale, produttivo e amministrativo per il settore agricolo, migliorando i meccanismi di protezione e sostegno all'agricoltura, sviluppando un'amministrazione diversificata e costituendo nuovi soggetti per la gestione dell'agricoltura. In ultimo, sarà necessario perfezionare il sistema di commercializzazione dei servizi agricoli, realizzando una convergenza tra piccoli coltivatori e agricoltura moderna. L'attuazione della strategia di sviluppo delle zone rurali deve essere sostenuta dalla scienza, dalla tecnologia e dalle risorse umane, per cui occorre promuovere l'integrazione tra i settori primario, secondario e terziario,
sostenendo e incoraggiando l'occupazione e le attività imprenditoriali dei contadini, allargando i canali per l'aumento del reddito di questi ultimi e rafforzando il lavoro a livello di villaggi nelle zone rurali. Ciò consentirà di migliorare il sistema di amministrazione di queste zone, integrando lo Stato di diritto, il governo della virtù e la capacità di autogovernance, e costituendo una squadra di lavoro composta da persone competenti in materia, che amino le campagne e i contadini. La Cina, una brillante civiltà con una storia lunga 5.000 anni, fatti di leggenda, letteratura, medicina, cucina, opera ed usanze. Vi racconteremo tutto quello che ha reso meraviglioso questo paese. Oh,
Radio Cina Internazionale. Amici ascoltatori, benvenuti al programma Cinese per ogni giorno. Ciao a tutti. Mi chiamo Antonietta. Per i miei amici cinesi sono Anton. Nella lezione precedente abbiamo imparato come ci si presenta e ci si saluta in cinese. Ora ripassiamo insieme la lezione precedente. Buona idea. Ascoltiamo insieme i dialoghi della lezione precedente. Va bene. Ni hao. 你好。你好。你叫什么名字？我叫王龙。你叫什么名字？刘璐。这是我的名片。谢谢。好久不见。你好吗？挺好的，谢谢。Ecco i dialoghi della prima lezione, in cui abbiamo imparato come si dice in cinese ciao, buongiorno. Si dice ni hao. Ni hao. In cinese, come ti chiami? Si dice ni jiao shenme mingzi. Ni jiao shenme mingzi. Ti ricordi ancora come si dice in cinese? Non ci vediamo da tempo. Lo so, si dice hao jiu bu jian. Bene. Amici ascoltatori, questo è il test che vi abbiamo presentato nella lezione precedente. Avete risposto correttamente? In cinese si dice hao jiu bu jian. Hao jiu bu jian. Bene, ora cominciamo la lezione di oggi. Xie xie. Xie xie ni. Fei chang gan xie. 不用谢，对不起，没关系，没事儿。谢谢，谢谢你，非常感谢。不用谢，对不起，没关系，没事儿。 Se vuoi ringraziare, puoi dire xiexie. Xiexie. Abbiamo già sentito questa espressione nella prima lezione. Xiexie significa grazie. Puoi dire anche xiexie ni, ossia grazie a te. Xiexie ni.
Ni significa tu. Ni. Se vuoi esprimere uno speciale ringraziamento, puoi dire Fei chang gan xie. Fei chang gan xie. Fei chang è un avverbio che significa molto. Gan xie significa ringraziare. Quindi, molte grazie si dice Fei chang gan xie. Fei chang gan xie. Se qualcuno ti dice xie xie, ossia grazie, come devi rispondere? In italiano si dice prego, invece in cinese si dice puyong xie. Puyong xie. L'espressione puyong xie significa non è necessario ringraziare. Puyong significa non è necessario e xie significa grazie. Quindi, prego in cinese si dice 不用谢. Adesso ripassiamo insieme le frasi che abbiamo imparato. Grazie in cinese si dice 谢谢你 o 谢谢. 谢谢你. Come si dice molte grazie in cinese? Si dice 非常感谢. E come si dice prego? Si può dire 不用谢. 不用谢. Bene, adesso ascoltiamo un dialogo. Il computer di Lili è fuori uso. Il suo collega Wang Nan l'ha aiutata a ripararlo per 3 ore. 非常感谢. 不用谢. Adesso impariamo come si chiede scusa in cinese. Ok. Scusa in cinese si dice 对不起. 对不起. Se qualcuno ti dice 对不起, come puoi rispondere? Posso dire 没关系, giusto? Esatto, il senso letterale di 没 è non. 关系 significa rapporto, quindi insieme significa di nulla. 没关系. Oltre a 没关系, puoi anche dire 没事. 没事. 没 significa non o no. 事 significa cosa. Quindi, 没事 significa non importa. Bene, adesso ascoltiamo come si esprimono concretamente i cinesi nella vita quotidiana. 对不起. 没关系. 对不起. 没事. Riesci a capire? Quasi tutto, grazie. Ok, prima di ascoltare i 2 dialoghi completi, propongo di ripassare insieme le parole chiave che abbiamo imparato oggi. Certo, parla e io ripeto. Grazie in cinese si dice 谢谢. 谢谢. Oppure 谢谢你. 谢谢你. Molte grazie in cinese si dice 非常感谢. 非常感谢. La risposta è di niente, ossia 不用谢. 不用谢. Oppure puoi dire 没事. 没事. Come si dice scusa in cinese? Si dice 对不起. Bene, ascoltiamo di nuovo i 2 dialoghi e il contenuto principale della lezione di oggi. 非常感谢. 不用谢. 对不起. 没关系. 对不起. 没事. 谢谢. 谢谢你. 非常感谢. 不用谢. 对不起. 没关系. 没事. 谢谢. 谢谢你. 非常感谢. 不用谢. 对不起. 没关系. 没事儿. Amici ascoltatori, alla fine del programma di oggi ascoltiamo qualche nozione di cultura cinese. Note di cultura cinese.
Il popolo cinese è famoso per la sua ospitalità, che si esprime offrendo agli ospiti le cose migliori. Per servire bene gli ospiti, spesso il padrone di casa inizia i preparativi già alcuni giorni prima. Anche se è stato preparato un ottimo banchetto, egli dice con modestia: «Non c'è nulla, aggiustatevi con quel che c'è», per esprimere rispetto e considerazione verso l'ospite. Prima di concludere il programma, vi presento un piccolo test. Come si chiede scusa in cinese? Potete rispondere anche con una sola espressione. Se la conoscete, siete pregati di comunicarcela via email. Il nostro indirizzo è criita@vip.sina.com oppure criitaliano@yahoo.com.cn. Inoltre, per notizie dettagliate su questo programma, siete invitati a cliccare su italian.cri.cn. Grazie dell'ascolto. Grazie dell'ascolto. Adagiati sulle note d'Oriente.